Ciao amici di calciomercato.com e bentornati in questo secondo episodio della rubrica La FIFA del Lupo. E allora ragazzi, qui con voi oggi è ovviamente Lonewolf92. Se non avete visto il primo episodio, regà, andate a vedere nella rubrica perché già c'è stato un primo episodio, quindi siamo al secondo. Oggi però vi voglio portare un qualcosina di più, diciamo tra virgolette leggero. Quindi vi voglio portare a vedere una serie di gol che ho fatto, una top 5, di alcuni gol che ho fatto durante una weekend league. La weekend league che cosa sarebbe per chi non la conosce? È praticamente la modalità competitiva che ti permette di qualificarti a tornei internazionali molto importanti. Quindi diciamo che sono gol fatti comunque a livello competitivo, quindi contro avversari molto bravi, per chi non conoscesse insomma la Weekend League. Detto questo però, prima di mandarvi in questa top, io volevo rispondere e da oggi in poi farò così ragazzi, cioè praticamente qui sotto nei commenti sceglierò uno dei vostri commenti, magari quello un pochino più complesso, un po' più lungo da spiegare, e risponderò nell'episodio successivo, mentre agli altri magari cose più brevi, più veloci, vi risponderò comunque sotto tramite chat, e quindi vi lascerò il commento. Allora, la domanda ce l'ha fatta Kintaro, io ce ne ho fatte diverse, però diciamo che quella che è un pochino più importante, ragazzi, è: l'impegno dei pro gamer ad altissimi livelli è compatibile con una normale attività lavorativa, oppure è difficile coniugare le due cose per ragioni di tempo a disposizione? Allora, Kintaro, e per tutti insomma, diciamo che in realtà è molto, molto complesso fare entrambe le cose. Però per forza di cose, proprio perché questa risposta di sì si collega a un'altra tua domanda che fa: quali sono i guadagni medi? Allora, io ti dico che in Italia ci sono pochi videogiocatori professionisti, quindi che si contano proprio su una mano. Quindi diciamo che a parte questi videogiocatori, gli altri sono costretti comunque a dover affrontare o comunque allenarsi mentre svolge in contemporanea un'attività lavorativa, ovviamente. Però a parte questi tot persone che possono, che sono molto poche, gli altri ovviamente, proprio perché ancora in Italia non ha preso tantissimo, perché è un po' sconosciuto, nel senso che è poco conosciuto il mondo dell'esports, cosa che in Europa e all'estero non è. E quindi all'estero, in Europa, loro hanno stipendi, sono pagati per videogiocare a livello competitivo, e quindi praticamente lo fanno come lavoro, cosa che moltissimi in Italia non possono. In conclusione, si possono fare entrambe le cose, però ovviamente rimane molto più difficile, perché ovviamente impieghi molte meno ore nell'allenarti, come in qualsiasi altro sport poi, tra l'altro. Certo, se riesci comunque a dividere il tuo tempo, come molti di noi, quasi tutti, anche chi è diventato professionista fatto prima, quindi magari chi andava a scuola o chi lavorava, 8 ore però le lasciava dedicate per poter far quello, ovviamente senza trascurare le altre cose. Adesso ragazzi, io vi mando al video e noi ci vediamo la settimana prossima.